Vorrei dire, cari amici, che oggi certamente la tentazione dell'incredulità si fa sentire, difatti non sono pochi i cristiani che cedono proprio al vento dell'incredulità e in qualche modo si lasciano irretire dalle false luci, attrarre dalle false luci del mondo fino a appostatare dalla verità per inseguire salvezze mondane. Però ci sono anche dei cristiani, cari amici, soprattutto all'interno della Chiesa, che cadono vittime del tentativo, del falsario di inquinare la fede. Non sono pochi, cari amici, siccome appunto il falsario evidentemente non riesce a sedurre le anime devote con l'incredulità, cerca di sedurle con le false profezie, i falsi mistici, le false veggenti, con l'inquinamento della fede. E noi sappiamo come anche in questi ultimi mesi, come d'altra parte nelle varie apparizioni mariane di altri tempi, se pensiamo a Fatima, pensiamo a Lourdes, quante sette sono nate a Fatima suscitate dal diavolo, cercando di inquinare il messaggio della Madonna. Addirittura durante ancora il tempo dell'apparizione di Bernadette a Lourdes si erano moltiplicate, secondo gli studi di Laurentin, almeno una cinquantina di false veggenti. I medesimi pericoli sono presenti anche oggi, cari amici, anche per quanto riguarda l'apparizione della Regina della Pace. Noi abbiamo cercato come Radio Maria di tenervi sempre informati anche riguardo a quanto è successo in questi ultimi tempi. E tentativi di inquinare l'apparizione di Međugorje, tentativi di gruppi di impadronirsi dell'apparizione di Međugorje, fortunatamente sventati dalla Chiesa stessa, la quale, come sapete, ha emanato un decreto reso ufficiale dal Vescovo di Mostar, ma che ha come autore la Congregazione per la Dottrina della Fede, dove fra l'altro si indica in un frate che era stato lì a Međugorje per alcuni anni, ma poi era stato allontanato, si indica in lui una persona sospetta di eresie di scisma, nonché di atti scandalosi contro il sesto comandamento aggravati da motivazioni mistiche. Ora io sto vedendo che la persona, la veggente a cui questo frate faceva riferimento e che ha scritto in un libro, fra l'altro appunto un libro che ha ispirato anche Padre Vlasic, perché lui era il, questo frate era il superiore di questa comunità e lei era la madre generale di questa comunità. La Chiesa l'aveva tolta da questa comunità, aveva obbligata a lasciarla, e adesso anche Padre Vlasic è stato condannato a lasciare questa comunità, ma le accuse sono molto gravi, cioè sospetti di eresia e scisma, nonché di atti scandalosi contra Sestum aggravati da motivazioni mistiche. Perché, cari amici, ritorno su questo argomento perché sto vedendo che la televisione, la televisione, e non dico i canali, non dico niente, sta lanciando le eresie di questa falsa veggente che nulla ha a che fare con Međugorje e che si presenta come una suora, ma suora non è, e che sta facendo il suo ingresso nei grandi canali televisivi. Naturalmente i grandi canali televisivi hanno soltanto lo scopo di fare quattrini, se ne infischiano, se ingannano la gente, e così pure le catene dei settimanali stanno lanciando questa falsa veggente che vede, le cui eresie sono già messe in evidenza. Anche qui a Radio Maria è stato fatto una lunga relazione da parte del GRIS, che come sapete GRIS fa capo alla CEI, riguardo alle eresie contenute in questo libro
oltre alla barriera. Ebbene, cari amici, vorrei mettere in guardia tutti da questa operazione mass mediatica che è in atto, di lanciare come agganciato a Međugorje un fenomeno che con Međugorje ha nulla a che fare, e soprattutto aprire gli occhi su una realtà che è già stata bollata dalla Chiesa, in quanto appunto gli esponenti di queste idee e di queste tendenze sono stati oggetto di misure canoniche. Vi dicevo, questa falsa veggente che appare in televisione è stata destituita come madre generale dalla sua comunità, mentre padre Vlasic, come sapete, è stato sospeso di Vinis e nei suoi confronti è minacciato, in caso di contumacia, un processo penale giudiziale in vista di più aspre sanzioni. Leggo nel comunicato ufficiale della Chiesa: non esclusa la dimissione, considerati anche i sospetti di eresia e scisma, nonché di atti scandalosi contro il Sestum, il sesto comandamento, aggravati da motivazioni mistiche. Certamente uno si chiede, col polo una televisione, una grande televisione nazionale come Canale 5, lanciare simili personaggi senza contraddittorio. È una cosa vergognosa, una cosa scandalosa, ma sapete che loro pensano solamente gliene porta un bel cavolo di niente, pensano solamente a far quattrini, così pure settimanale. Questa è un'operazione portata avanti dal direttore di un settimanale famoso, legato a quel gruppo editoriale, ma a questo punto è nostro dovere mettere in guardia i cristiani, mettere in guardia i seguaci di Međugorje da questa falsificazione e da questa operazione vergognosa, sottolineando appunto che il recente decreto della Chiesa parla di sospetti di eresia e di scisma, nonché di atti scandalosi contro il sesto comandamento gravati da motivazioni mistiche. Questo riguarda naturalmente il reverendo Vlasic, ma sappiamo benissimo che se lui era il responsabile della comunità Clarice Mira, lei, Caterina Stefania, ne era la madre generale destituita. Perciò mi interessa di dire due cose in poche parole: queste idee, questi personaggi hanno nulla a che fare con Međugorje, primo punto. Secondo punto, la Chiesa ha preso delle decisioni molto severe per sospetti di eresia e di scisma nei confronti del frate che comunque è il vero cervello dell'operazione, siccome è gente che come giovane nulla a che fare e che la Chiesa ha nei confronti dei quali la Chiesa ha espresso i giudizi molto severi dal punto di vista della fede, metto in guardia tutti i cristiani di stare alla larga nei confronti di questa falsificazione mass mediatica che è in atto. Qui è in atto una falsificazione mass mediatica, cari amici, vergognosa. Bene, carissimi, allora non per nulla la Regina della Pace ieri nel messaggio a Miriana ha richiamato alla necessità della fede, ma la fede, cari amici, è la fede che ci viene donata dalla Chiesa nel giorno del battesimo. La fede è quell'insieme di verità che la Santa Chiesa ci propone a credere. State attenti, cari amici, attenti ai falsificatori della fede, ai falsi profeti, alle false profetesse, ai falsi mistici, alle false veggenti, che oggi si moltiplicano come i topi. Escono dalle fogne e inquinano le case. State attenti, state alla larga, state sempre con la Chiesa e permettete, cari amici, state con Radio Maria. Non che Radio Maria sia qualcosa, nella misura in cui Radio Maria sta con la Chiesa, anche voi avete la certezza che ascoltando Radio Maria ascoltate la parola della Chiesa. Bene, cari amici, allora rileggiamo il messaggio di Miriana. Cari figli, di nuovo vi invito alla fede. Il mio cuore materno vuole il vostro cuore aperto per poter dirgli credi. Figli miei, nelle prove della vita è la fede l'unica a darvi la forza.
Essa vi rinnoverà l'anima e vi aprirà le vie della speranza. Io sono con voi, vi raduno attorno a me. Voglio aiutarvi perché anche voi possiate aiutare il vostro prossimo nella scoperta della fede, unica gioia e felicità della vita. Vi ringrazio. Poi la Madonna ha benedetto tutti i presenti e tutti gli oggetti sacri e ancora una volta ci ha chiamati a pregare per i sacerdoti in modo particolare in questo tempo.